Io sono un oristanese doc, nel senso che mio padre e mia madre sono oristanesi. Se ci allontaniamo però ai nonni, cominciano a essere mio nonno paterno, era dalla zona di Cagliari, mentre mia nonna paterna era di Tres Nuraghes, perciò abbraccio quasi tutta la Sardegna. Io mi considero un sardo doc, di origine controllata, per certi versi. La Sardegna, da oristanese, l'ho vissuta in primo piano, si può dire, quando allora la vestizione avveniva dentro la casa del presidente. Molte volte erano casette piccole, basse, e dentro, per la vestizione del Cumpoidori, non poteva entrare nessuno, perché era segretissimo sia il Cumpoidori che su secondo. Entravano in tre o quattro, ma non si sapeva quale dei quattro venisse vestito come Cumpoidori. I tamburini, e questo è storia, stavano fuori e avevano un ruolo importante. Il cavallo non è abituato al rullo del tamburo. Allora si usavano i rullanti, non i tamburi grossi come adesso. E allora i tamburini iniziavano a suonare piano e pian piano si avvicinavano al cavallo, il quale cavallo annusava il tamburo. Man mano che passava il tempo, il tamburino rullava sempre più forte, tanto da abituare il cavallo al rumore del tamburo. Di conseguenza, quando arrivavano tutti i cavalli, al massimo potevano essere 20-30, il tamburo non dava più fastidio alle bestie. Per di più, i cavalli che si usavano erano femmine, non si usava portare stalloni in mezzo alle cavalle, perché poteva dare dei problemi. Da capobranco o da maschio poteva effettivamente combinare dei guai. Erano cavalli usati dai carri, dalle carrette, dalle carrozze. I sartiglianti appartenevano a una classe sociale, perché allora c'erano le varie classi sociali: macellai, carrettieri. I Solinas, per esempio, avevano il trasporto della sabbia per le costruzioni. Andavano al fiume a prendere la sabbia e andavano con un carro trainato dal cavallo. In periodo di sartiglia, una passata di pompa, un pulito il cavallo, quattro rosette e si faceva sartiglia. Questa era la sartiglia di allora, molto povera. Siamo negli anni dopoguerra, io sono nato nel 38, perciò nel 44, 45, negli anni 50. I tamburini usavano il domino cosiddetto, erano sei, però da documenti che poi ho ritrovato depositati presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, dove si parla di una sartiglia del 1856, il tamburo è uno. Un tamburo andava per la città a avvertire i cittadini che si sarebbe fatta sartiglia, e un tamburo si metteva davanti al corteo con su Cumpoidori in testa, su secondo Cumpoi sulla destra e l'aiutante di campo sulla sinistra. Mo' ci siamo inventati Suderzo Cumpoi. Suderzo Cumpoi non esiste, è un'invenzione degli ultimi anni. E io, ripeto, ho seguito tante, tante, ma tante sartiglie. Poi le sartiglie sono uscite dalla Casa dei Presidenti e si è pubblicamente
dato la possibilità alla popolazione di vedere come avveniva la vestizione. Certo, l'evoluzione c'è stata, ma il principio fondamentale della sartiglia è molto semplice. La sartiglia è una giostra equestre d'armi, perché si usa il cavallo, si usa la spada e si usa lo stocco, due armi. All'inizio c'è della sartiglia l'incrocio delle spade fra subempoidori e su secondo cupone. Incrociano le spade per tre volte. È la sfida che si attua in quel momento fra subempoidori e su secondo. Parlando sempre del 1856, prima per tre volte scendeva subempoidori con la spada, poi tre volte su secondo con la spada, dopodiché usavano lo stocco, prima subempoidori con lo stocco tre volte e poi tre volte su secondo con lo stocco. E si vedeva in questa competizione chi era più bravo, se era più bravo subempoidori o su secondo cupone. Finita la lizza fra i due, si lasciava scendere la ciurma cosiddetta, gli altri cavalieri con le spade, con la spada. Erano 20, 30, qualche volta prima dovevano scendere tutti. E se c'era il tempo, potevano scendere anche due volte con la spada. Questo si è mantenuto fino al 1987, mi sembra, quando i Cumpoidori, per aggraziarsi il compagno di Pariglia, e cioè l'aiutante di campo, ha dato la possibilità anche, oltre che al secondo, anche cosiddetto Suderzu, scendere con lo stocco, e lì ha rotto la tradizione. Io dico, da quel momento non c'è più sartiglia, non è più sartiglia. Io allora ero presidente della Confartigianato, alla quale appartenevano tutti gli artigiani, compresi i falegnami. Anche loro imitarono quello che aveva fatto la domenica su Buompoidori del Gremio di San Giovanni. Io gli ripresi in modo severo, tant'è che nella successiva sartiglia il gremio dei falegnami fece scendere soltanto due kunsustoku, dove lì kunsustoku si vede chi è più bravo su Buompoidori e su secondo. Io fui tanto felice che, essendo presidente anche per l'assegnazione della maschera d'argento, aveva proposto l'assegnazione di quella maschera d'argento di quell'anno, la maschera d'argento di quell'anno, al gremio di San Giuseppe. Un componente della commissione mi disse: ma perché? Perché ha ripristinato la tradizione, la discesa con su stocco del suo Pompoidori e su secondo. E questo mi dice: ma non ti sei accorto che con lo stocco non è sceso su secondo, è sceso su terzo? Come su terzo? Vergogna, vergogna. Ma è mai possibile un imbroglio del genere? Fa l'incrocio su Buompoidori con la spada, con su secondo, la sfida si apre con l'incrocio delle spade, con su secondo, e poi fa scendere con su stocco, che è la sfida effettiva fra Buompoidori e secondo, fa scendere su terzo per imbrogliare le carte. Allora, io sono oltre 10 anni, per non dire 20, che non vado più a vedere la sartiglia, perché quella che fanno oggi non è la sartiglia, non è la sartiglia. Tant'è vero che io a questi ho detto: scendere a fare sartiglia davanti alla cattedrale è tradizione, ma far sì che ci sia la competizione fra subempoidori e su secondo, quella non è tradizione. Ecco, sono anni che io mi batto per questa storia. Tant'è che a un certo momento, dopo aver trovato
documentazione di tanti autori che scrivono sulla Sardegna, non volli scriverla io questa storia della Sardegna. Quando parliamo di storia, non parliamo di un romanzo, di una cosa fantasiosa. La storia significa usare documenti, documenti che parlano di una determinata disciplina. Se l'avessi scritta io avrebbero detto, ma Silvio Pulli, ma che è, ma te? Di conseguenza mi consigliai con un carissimo amico, Raimondo Zucca, il quale Raimondo Zucca impegnò anche l'intervento di Maura Falchi. Maura Falchi, che è nata nel contesto del gremio dei contadini, e il padre ha fatto anche il presidente del gremio dei contadini, lei Massaieda, insomma, sempre vissuta nel mondo della Sardegna, si può dire. Perciò, storia della Sardegna è stata scritta da un professore, docente universitario. Tant'è che nella presentazione gli fa i complimenti Francesco Cesare Casula, docente all'Università di Cagliari in storia medievale. Normalmente, per tradizione, i professori universitari sul folklore non ci mettevano lingua, il folklore era una disciplina popolare che a loro non interessava. Noi invece abbiamo detto, non è folklore, questa è tradizione, cultura popolare, che è ben diversa, come tanto ci siamo battuti anche per la lingua sarda, non il dialetto sardo. Ci sono tante varianti, però è lingua sarda. Questo libro è stato fatto con tantissime immagini, è stato acquistato da tantissima gente, tant'è che in particolare il legatore, il rilegatore, cioè chi fa la prima legatura del libro si chiama legatore, ma quando il libro si smembra va dal rilegatore, cioè riprende il libro, lo ricucisce e lo rimette a posto. Molti libri sulla storia della Sardegna sono andati dal rilegatore per essere rilegati, tanto venivano consultati. Questo me l'aveva detto un rilegatore di Oristano. Sì, ma perché, per cosa consultavano questo libro della storia della Sardegna? Non per leggere i contenuti, che erano molto importanti, per vedere le immagini, per vedere di chi era quella fotografia, che aveva partecipato a quell'anno, quella Sardegna, eccetera, eccetera. Perciò il libro fu di essere sfogliato e si era smembrato. Non hanno mai letto il contenuto della storia della Sardegna, ma degnatevi. Poi c'era un libretto di Kirkipava, libretto di Kirkipava che viene pubblicato, stampato nel 1956, ma Kirkipava fa riferimento a 50 anni prima e scrive quali erano le regole di comportamento nella Sardegna. Cose che oggi è assurdo vedere cosa fanno. Prima di tutto, su un podere usa la maschera dall'inizio fino alla fine. E così alcuni cavalieri. Altri, durante il fermo e durante la corsa alla stella, alcuni si tolgono la maschera. Nelle regole della Sardegna, prima di tutto, la spada erano due. Una l'aveva su un Pompedori e l'altra su Segundo. Il rapporto del su un Pompedori nei confronti della ciurma, non c'era nessun rapporto e contatto. Intanto devo dire che la Sardegna è militaresca, perciò c'è il capo, capitano di una nave, e il secondo. E qui c'è il capo e sottocapo. Un militare
non va dal generale a contestare, non è possibile, va dal superiore che gli è più vicino. Perciò Sudersu, cosiddetto, era l'aiutante di campo. Allora, se un cavaliere doveva contestare qualcosa a suo compoidore, non lo diceva direttamente a suo compoidore, lo diceva l'aiutante di campo, il quale aiutante di campo andava e riferiva a suo compoidore. E così quello che diceva a suo compoidore all'aiutante di campo che andava al cavaliere. Chi dava le spade, suo compoidore sapeva chi doveva scendere, diceva all'aiutante di campo, vai, porta la spada a Tizio, porta la spada a Caio. Di conseguenza non c'era mai nessun rapporto fra compoidori e cavalieri. La stella veniva fissata altezza con una misura spagnola ben precisa da terra e la spada era una, perché l'altezza doveva essere uguale per tutti, il posizionamento era uguale per tutti e la spada doveva avere il peso, la lunghezza era una per tutti. Quest'anno addirittura su Compoidori ha fatto scendere a uno come avveniva in altri tempi, ma in altri tempi erano 20, erano 30, adesso sono 120, ma per carità, poteva fargli scendere a uno, ma il limite avrebbe limitato a 30 cavalieri, a 40 cavalieri, e lì avrebbe chiuso. Quando la Proloco, che dopo gli anni 50, 50-55, nasce Oristano, comincia a mettere un po' di ordine e dire i cavalli devono essere dei bei cavalli, non pretendeva di puro sangue inglesi, ma devono essere dei bei cavalli, ben puliti, con le rosette, e anche le maschere dovevano avere una certa dignità. Ed ecco perché nel passato, qui lo dice Kirkipava, suo compoidore veniva investito per fare il capocorsa e a sua volta gli veniva chiesto di invitare cavalieri a fare Sartiglia a Oristano. Gli inviti andavano in tutto il territorio per ricordare il periodo del giudicato di Arborea, che rappresentava un po' la provincia di Oristano. E allora mandava gli inviti a Seneghe, che mandava una pariglia, a Santo Lussurgio mandava una pariglia, a Baulado che mandava una pariglia, a Pauli Latino che mandava una pariglia. E così, se c'erano, diciamo, 10 pariglie, erano rappresentati 10 paesi. Se c'erano 15 pariglie, erano rappresentati 15 paesi. Noi sappiamo che in Sardegna, oltre la variante linguistica nel parlare il sardo, e ogni paese ha la sua variante, c'è anche il costume. Non esiste un costume di donna uguale di un paese uguale a un altro paese. Ogni paese ha la sua variante di costume, oltre la parlata diversa della lingua sarda. I maschi è la stessa cosa, in piccole differenze, ma si diversificano gli uni dagli altri. Così che venivano questi cavalieri da questi paesi. Veniva punita per certi versi l'orgoglio personale. Quando questa pariglia o il cavaliere di questa pariglia aveva preso la stella, l'onore non andava a lui, l'onore andava al paese di origine, che si riscontrava dal costume che portava. E così anche per le pariglie. Sì, erano bravi i cavalieri, però rappresentavano il loro paese. Il mistero
era che nessuno doveva sapere chi era suo Pompidori, chi era suo Segundo, chi era l'aiutante di campo e chi erano anche gli altri cavalieri. Mio padre era un militare in marina e stava imbarcato nel sommergibile a Cagliari. Ogni tanto veniva licenza a Oristano. Scende dalla stazione ed è il giorno della saltiglia. Un amico gli dice: "Hai visto il suo Pompidori? Sai chi è?" Così a sfida. "Cus'è frade mio?" Era Antonino Pulici. L'ha riconosciuto dal portamento a cavallo. Ma lui, perché conosceva il cavallo e il fratello come cavalcava. Ma gli altri, la massa, non sapevano chi erano i cavalieri. Io non riesco a far capire che la Sartiglia è una ricchezza che ha Oristano, forse la più grossa ricchezza, oltre gli antifonari, che molti oristanesi non sanno cosa sono. Non sanno cosa sono gli antifonari. Non voglio dire parlare degli antifonari, ma per dire, però, è una ricchezza che si porta avanti da 500 anni. Forse è la tradizione più antica d'Italia, dell'Europa per certi versi. Nello stesso Kirky Pava, quando il presidente del gremio dava la spada a suo Pompidori, si dice che suo Pompidori faceva una specie di giuramento nei confronti del presidente del gremio. E che cosa giurava? Cosa doveva giurare? Doveva giurare di fare la Sartiglia come la tradizione. Questo giurava, altro non poteva giurare. E poi aveva pieno potere nel far scendere i cavalieri, nel tenere l'ordine. Addirittura allora, nel 1956, suo Pompidori poteva e aveva potere nei confronti della milizia, cioè della polizia, dei carabinieri. Se c'era un cavaliere o un sartigliante ubriaco che poteva causare anche danni agli altri, suo Pompidori alle forze dell'ordine ordinava che quel cavaliere venisse allontanato dai cavalieri della Sartiglia. Oggi. In più, la Sartiglia era nel contesto del carnevale e lo vedete in quei filmati del 1957, del 1953, dove c'erano i carri allegorici con i trattori, per dire, era una festa. Sì, non avevano abbigliamenti, non avevano le rosette di lusso che hanno adesso, non avevano puro sangue inglesi o anglo-arabo-sardi, ma era festa, era carnevale, savi pie e maio. Si cercava, era l'inverno e tutti questi festeggiamenti, queste mascherate servivano per invogliare la natura a risorgere nella primavera, a dare dei buoni frutti affinché i semi facessero nascere i frutti per l'agricoltura e per l'economia locale. E addirittura quando si pigliava, se riuscivano a prendere, imbroccare la stella, era un motivo. Ah, il prossimo anno sarà meraviglioso, abbiamo preso una stella. Perché era la metà di quella che è oggi, che nel buco entrava solo la punta della spada o del suo stucco. E se non stavi attenta la perdevi nel tragitto, perciò dovevi stare attenta. Allora, se si prendeva una stella era motivo di gioia perché sarebbe stata un'annata bellissima. Addirittura io mi riferisco ai giornalisti. Grande rispetto per Momo Concas, grande giornalista, grande amico, però si divertiva a prendere in giro
gli stessi oristanesi. In che senso? Addirittura aveva proposto che invece di mettere una stella, cosa che fanno in alcuni paesi, si mettessero tre stelle, una dietro l'altra, in modo tale che uno tentava la prima, poi la seconda e poi la terza. Ma stiamo scherzando, ma stiamo facendo delle buffonate. Questa non è Satiglia. La Satiglia la conosciamo bene, qual è. Una cosa io ho detto l'altro giorno in un incontro dove si parlava del Save Piema, io sono voluto andare per sentire. E poi ho fatto un intervento. Tu non puoi andare a fare la prima comunione se non sai che cosa rappresenta l'ostia. E non puoi cambiare l'ostia in una fetta di salame o una fetta di mortadella al posto dell'ostia. Cosa sia blasfemo. E allora, se tu conosci, il libro c'è e tanti altri libri, o se no si fanno dei convegni e si parla di Satiglia. Io voglio arrivare a incontrare sia le amministrazioni come quella comunale, sia la Fondazione Satiglia e parlare di Satiglia, sia i gremi e parlare di Satiglia. Questo è un cinturone che ha usato il gremio dei falegnami e che era in possesso di un falegname. Io a questo falegname gli regalai alcune immagini di Oristano antica. Questo falegname dice: signor Pulice, vi faccio io un regalo. Magari questo non faceva neanche più parte del gremio dei falegnami, eh? E mi ha tirato fuori questo cinturone. Questo cinturone l'ha visto Fiori, impazzito, e credo che l'abbia rifatto con questi bordi bianchi, con queste immagini davanti con i cuoricini in raso, in materiale di stoffa, contornato di pelle. Grazie alle pubblicazioni che abbiamo fatto, sta uscendo tanta cultura del passato importante. Guido Cattaneo è un personaggio che viene addirittura citato nel romanzo Il nome della rosa come inquisitore, il periodo del 1300. Questo Guido Cattaneo, se si chiede a tantissima gente acculturata chi era Guido Cattaneo, non si sa. Come esce fuori questo Guido Cattaneo? Grazie a Giampaolo Mele. Giampaolo Mele con noi ha stampato la sua prima pubblicazione appena neolaureato, perché trova, si era laureato in paleografia musicale. Penso che sia stato l'unico in Sardegna e tra i pochi in Italia a aver preso questa specializzazione. Paleografia musicale, lui qui aveva tanto materiale legato al periodo giudicale. Oristano ha 10 antifonari nel arcivescovado e 6 antifonari dai francescani. Su un formato chiuso è 50x70, si è aperto, diventa 1 m x70, scritto a mano, rigo musicale 4 righe, non 5, le note quadrate, perciò le prime forme di scrittura della musica. Perché così grandi?
Perché quando cantavano le litanie, durante le manifestazioni ecclesiastiche, c'era un leggio grande, si apriva questo librone grande su pergamena, scritto su pergamena, e il coro che cantava, tutti leggevano da questo libro che si chiama antifonario, ci sono le antifone cosiddette. Noi qui abbiamo un tesoro enorme, sono 10 nel seminario e 6 dei francescani. E Giampaolo faceva i suoi studi. Il primo libro lui va a frugare nella libreria delle suore Santa Chiara e trova un libercolo del 1300 con alcune pagine dove c'era il rigo musicale con le note. E che cos'era questo libercolo in pergamena? Era la regola delle suore di Santa Chiara, dove c'era anche la musica che bisognava suonare e cantare quando una suora veniva investita e pigliava i voti come suora di clausura di Santa Chiara. Questo libro ha questo titolo, Codice 1BR, perché era classificato fra i libri che avevano le suore di Santa Chiara, Codice 1BR. E così Giampaolo acquisisce anche meriti e gli viene dato l'incarico di studiare gli antifonari e le musiche scritte paleo, le più antiche scritture che si trovavano in Sicilia e in Sardegna. E Giampaolo comincia a viaggiare verso la Spagna e frequenta spesso l'archivio reale di Barcellona. Nell'archivio reale di Barcellona il direttore di questo archivio reale è Rafael Conde y Delgado de Molina. È morto qualche anno fa. E Giampaolo stringe una certa amicizia col direttore di questo archivio. E questo si innamora della Sardegna, che è stata per 300-400 anni Spagna. Noi dopo il 1478, dopo che Leonardo Aragon tenta di recuperare il giudicato di Arborea, diventiamo spagnoli. Fino al 1720, dove la corona del regno di Sardegna dalla Spagna passa ai Savoia. Perciò dal 1478 al 1720 sono passati 300 anni, dove la magistratura era spagnola, i prelati erano spagnoli, gli armigeri erano spagnoli. Cosa succede? Che con questa amicizia Rafael Conde conosceva cosa aveva del periodo giudicale e viene a trovare della documentazione di questo Guido Cattaneo che aveva rapporti col Papa di quel periodo, del 1300, che si trovava ad Avignone, e col re di Spagna. Chi era Guido Cattaneo? Era arcivescovo di Oristano nel 1300 ed era anche ambasciatore del giudicato di Arborea. Cioè lui poteva andare in qualsiasi parte d'Europa e portava come titolo ambasciatore del giudicato di Arborea. Nel libro sono pubblicate la corrispondenza che ha avuto Guido Cattaneo con la Spagna in spagnolo e col Papa in latino. Noi veniamo a sapere, dopo questo libro, chi era Guido Cattaneo, perché del nostro giudicato, della nostra storia, del nostro passato, purtroppo molte cose se le sono portate via e
adesso piano piano stiamo rosicchiando e cercando di recuperare documenti del nostro passato, molto ma molto importanti. Lui si trova lì perché sono successi dei crimini, e devono incolpare qualcuno e lui deve inquisire per sapere chi ha commesso questi crimini. Era un inquisitore. I sacerdoti, prelati, lui era un vescovo, dovevano l'inquisizione spagnola, ve la ricordate, vero? E allora. Se uno si comportava in un certo modo, se aveva attacchi di epilettici, se era le donne che avevano i capelli rossi, venivano messe a fuoco perché erano le streghe, o avevano i gatti, insomma, chi non era cristiano, e soprattutto agli ebrei, o diventavi cristiano, o te ne andavi, o se no ti bruciavano. Aulestano, dietro le strade che sono dietro il convento delle suore Clarisse Cappuccine, dietro, in via Ottolini, il vecchio nome di quelle strade venivano chiamate Sarruga dei Giudeusu, cioè c'erano a Oristano, come in tante altre città, gli ebrei che abitavano quella parte di Oristano, fino alle mura che chiudevano Oristano, le chiudevano in via Solferino. Tutta la via Solferino che esce fuori poi a fianco alle carceri. All'interno c'erano gli ebrei. E nel periodo razzista, adesso non mi ricordo come si chiamava, dottor Levi è un cognome ebraico. Quando arrivavano i tedeschi e Oristano, lui pliava il calesse e scappava e andava a Montearci, si nascondeva a Montearci. Perché i tedeschi, se eri ebreo, ti pliavano e ti mandavano nei forni crematori cosiddetti, no? Noi conosciamo la strage che hanno fatto gli ebrei. Ecco, questo era Guido Cattaneo. Andammo una delegazione di Confartigianato, seguiti anche dalla Proloco, andammo a Ciutadella di Minorca per consegnare la maschera d'argento al sindaco di Ciutadella. Precedentemente c'era stato il gemellaggio, perché Sartiglia si faceva a Oristano, Gioco dell'Anello si faceva a Ciutadella. Siamo stati accolti e siamo entrati nel palazzo comunale e poi io, in qualità di presidente della Confartigianato, ho dato la maschera e una pergamena al sindaco, all'alcade di Ciutadella di Minorca. Dopodiché siamo stati ospitati in casa di un nobile e dall'alto abbiamo assistito alla manifestazione. Il giorno prima abbiamo visto questi cavalieri che giravano per la città, nel centro storico, uno dietro l'altro, in mezzo alla folla, ed era tradizione, i cavalli erano addestrati a questo, tipo cavalli da circo, bei cavalli, a impennarsi, a impennare, e il popolo gli metteva le mani in pancia o davanti al petto, quasi per sostenerlo, perché era un portafortuna. Qualche zoccolata qualcuno se l'è presa senz'altro.
la cosa che ho notato da appassionato alla Sartiglia, ho visto e ho rivissuto la Sartiglia che ho conosciuto io da ragazzo, cioè il popolo in mezzo alla manifestazione. Non ho visto un carabiniere, non ho visto un poliziotto, questi che bevevano questa bevanda pomada, la chiamavano, era fatta di 2/3 di limonata e 1/3 di gin, ma a bottiglioni, non ho visto bisticci, non ho visto un'allegria sfrenata, questo popolo che era imbevuto di gioia. E quando i cavalieri correvano con lo stocco, non usavano spada, usavano una lancia, diciamo, su stocco, partivano col cavallo in mezzo alla folla, e la folla, come avveniva a Oristano, si apriva. Man mano che il cavallo passava in mezzo alla folla, la gente si allargava e il cavallo passava e faceva una specie di così, dove il cavaliere andava avanti. Questa immagine noi la vedevamo dal campanile della cattedrale, dove si vedeva la gente che si apriva davanti e si chiudeva di dietro, no? Finché il cavaliere non attraversava tutto il percorso davanti alla cattedrale. Lì era lo stesso. Quando il cavaliere riusciva a prendere l'anello, si vedeva la popolazione che gioia, contentezza, eccetera. E allora ho visto quello spirito di popolo, di gioia, in questa festa. E poi un'altra cosa. Chi aveva preso la stella riscendeva giù alla fine delle corse all'anello con una canna. E questo è un simbolo che avevamo anche noi. Perché anticamente molti contadini avevano le vigne, non c'era la cantina sociale. Ogni agricoltore aveva la sua vigna e produceva vino per sé, ma se ne faceva in abbondanza, vendeva il vino al pubblico. Come far sapere che in quella casa potevi andare a comprare del vino? Mettevano una canna fresca nell'uscio della casa e tu sapevi che lì potevi comprare del vino. Poi veniva San Ramada, dalla parola ramada, e arramadori è colui che fa San Ramada, che sparge i petali, i fiori per terra quando passa la processione. Chi fa questo è San Ramadori e fa di San Ramada. Un Ramada è anche in senso dispregiativo, che magari ti facevano un bel pacco confezionato con i nastri e magari dentro c'era dello sterco di cavallo. Un Ramada via da. Oppure, se uno era ubriacone, c'era anche la cattiveria umana, pigliavano un fascio di canne, un fascio, e te lo appoggiavano davanti alla porta. Quello che la mattina doveva uscire, non poteva uscire, o perlomeno si trovava questo fascio di canne messo davanti. Erano cose che... Però ecco questo fatto dell'utilizzo della canna fresca. Lì invece rappresentava quasi un premio, no? Come dire, ho preso la stella. Le pariglie, nel senso militaresco, correre di conserva vuol dire che i cavalieri, quando camminano l'esercito a cavallo, camminano a 3 o 4 in fila, ma militarmente, se devono sfondare il campo nemico,
si mettono di conserva, nel senso si allineano. Non so se avete visto qualche film degli americani per Contro i Pelle Rossa, no? Quando devono dare la carica, e mica vanno uno dietro l'altro, si mettono, infine. E parte questa ondata di cavalli, prima al trotto, poi al galoppo, poi aumenta, e devono mantenere l'allineamento per sfondare l'avversario, il punto dell'avversario. Avvistare in via Mazzini, diceva questo qui che allora faceva Sartiglia, si correva in via Mazzini a 3, a 4 e a 5, i quali cavalli più veloci rimanevano arretrati, partivano in 3, i più veloci piano piano, raggiungevano i latti, allora non c'erano i marciapiedi, c'era da casa a casa, era tutto aperto, terra battuta, e passavano i 5 in perfetto allineamento. Poi la cosa, anche allora facevano qualcuno delle acrobazie, oggi fanno solo le acrobazie. Ripeto, la Sartiglia, e lo dice anche il Kirchipava, era tutta militaresca, nel senso come capo e secondo capo, con poi l'oro e secondo poi. E la spada ce l'aveva soltanto il Cupoidori e il secondo Cupoi. L'altra viene definita la ciurma. Non so se mi sono spiegato. Poi, per quanto riguardava la corsa alle pariglie, facevano, ma lo dice anche il Kirchipava, di conserva, dovevano, adesso hanno difficoltà, molte volte la pariglia non riesce a esibirsi perché se un cavallo se ne va avanti o l'altro rimane indietro è scocciato sul giogo, lo diciamo in sardo, no? Perché bisogna addestrare i cavalli a questo. I militari, chiaramente, allora non c'erano carri armati, c'erano i cavalli, c'era l'esercito a cavallo. Tant'è che un Cupoidore di Oristano, Mario Barbacini, era un cavaliere che aveva fatto l'accademia militare a Caserta in cavalleria ed era un bravo cavaliere. Perché ci fu un momento che a Oristano i signorotti non vedevano di buon grado la Sartiglia. Ripeto, per le differenze sociali era il popolino che faceva la Sartiglia. I nobili, stiamo parlando del periodo giudicale, i nobili che facevano Sartiglia e non usavano maschera. La maschera viene messa quando Canonico Dessì porta la Sartiglia al popolo. Al popolo vuol dire ai contadini, agli artigiani. Possono esserci anche nobili, possono esserci anche donne, ma tutti devono avere la maschera. La maschera ha una sola funzione, quello di nascondere la propria identità. Nel carnevale tu ti puoi vestire da maschio, lui si può vestire da femmina, io mi vesto da papa, quell'altro si veste da re. Ci sono tutti questi cambiamenti dove lo spirito umano deve far chiasso, baccano, deve mandar via l'inverno, deve mandar via il brutto tempo, deve invitare la primavera, deve arrivare la primavera, devono fiorire i fiori, i semi. Il gioco dell'anello si faceva in tante altre nazioni, cioè i militari a cavallo, se non erano in guerra, dovevano allenarsi, dovevano addestrare i cavalli, dovevano loro, come oggi, se tu hai una pistola o un fucile, dove vai? Ti devi allenare. Vai al poligono Lentino e spari con la pistola, perché devi avere una mano ferma, devi sapere come sparare, eccetera, eccetera. Ma addirittura quando
Liliu, che riceve la maschera d'argento, dice: sono anch'io con Poidori, sono anch'io con Poidori, perché mi hanno dato la maschera che rappresentano i falegnami, fra parentesi, perciò anch'io ho la maschera dei Gunpoidori, anch'io sono Gunpoidori. E mi rifaccio, vuoi vedere un bronzetto nuragico dove c'è un bronzetto con uno in piedi che sta tirando... E quello cosa sta facendo? Sta facendo un gioco di abilità, prima di tutto che è in piedi sul cavallo. E in secondo luogo sta usando un'arma come l'arco e una freccia per colpire un bersaglio. C'era qualcuno che la Saltiglia la vedeva come senso propiziatorio, cioè il tutto è legato alla fecondazione. E allora anche, ecco, la spada che rappresenta il pene che entra dentro la vagina che è la stella. Perciò se riesci a prenderla, a infilarla, stai fecondando la natura, è propiziatoria per quello. Insomma, se ci vuoi ricamare sopra, d'altro canto ci sono simboli di divinità, ce lo insegna Gigi Sanna, con cose di argilla, dove c'è il membro maschile e sotto proprio il membro femminile, il simbolo fallico e il simbolo femminile. Mette insieme maschio e femmina, maschio e femmina uguale divinità. Non a caso anche Apollo, cacciatore di lupi, una divinità antica, una delle divinità forse più antiche, dove Apollo viene strutturato con due seni e col pistolino e col piede sulla testa del lupo, maschio e femmina. E lo stesso Gunpoidori, avete visto le fotografie, vestito la sposa col velo, col cilindro, le spose che avevano una condizione sociale benestante, non dico nobile, benestante, dove si dovevano mettere qualcosa di che usciva dal popolare. E cosa usciva dal popolare? Ma a parte il fatto che gli spagnoli hanno messo i capelli ovunque sono andati, a tutti, nel Sud America tutti quelli usano la bombetta, usano il cilindro, gli stessi Pelle Rossa anche mettevano il cilindro in testa, per dire. C'è tanto da dire sulla Saltiglia. I colori della Saltiglia: rosso è del Gunpoidori di Domenica, cian, dico azzurrino, un azzurro chiaro, sono del gremio dei falegnami. Questi sono i due colori fondamentali che distinguono i due capicorsa. È un segreto le rosette che dovrei fare, perché non può esserci una rosetta uguale di una pariglia uguale alle rosette di un'altra pariglia. Perciò quando si fanno le rosette devono essere fatte dai familiari in una segretezza totale, perché devono essere una cosa che poi devono essere messe a confronto, le rosette. Quando si fa una rosetta, io ne ho qualcuna che qui ho messo, e non è una cosa neanche molto semplice, però le donne riescono a lavorarci sopra. Adesso fanno delle opere d'arte. Padre Umberto Zucca, che era il direttore di Biblioteca Francescana, nella copertina vuol mettere il più antico soggetto, sigillo dell'albero degli Arborea, che si trova dai francescani. Perché? Perché nel periodo giudicale
Il giudice di Arborea, nonché anche Eleonora d'Arborea, quando si riunivano, andavano a discutere nel refettorio dei francescani. Andavano lì. Perciò lì depositavano tutti gli strumenti, sigilli, timbri. Ecco perché i francescani si trovano questo sigillo. E io ho riprodotto tanti di quei sigilli per divulgare la cultura. Ecco che ultimamente, scandalo oristanese per certi versi, vogliono cambiare lo stemma del comune di Oristano. Devono togliere i simboli reali dei reali sabaudi e mettere il simbolo invece dell'arborea, che è l'albero. Io l'ho visto il bozzetto. Il bozzetto non fa altro che riprodurre l'albero che ha utilizzato l'amministrazione provinciale nel simbolo della provincia di Oristano e che ha preso di sana pianta, quasi che io ci ho riprodotto, ce l'ho in laboratorio, l'albero che si trova nella chiesa di San Serafino di Ghilarza, dove a un lato della chiesa c'è il simbolo degli Arborea, perché quella chiesa di San Serafino di Ghilarza è stata fatta dagli Arborea. C'è da dire anche un'altra cosa, che per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana gli angeli non devono essere pregati, non devono essere santi, non devono essere, perché non hanno poteri di miracoli, eccetera, eccetera. Ma per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Ma gli Arborea, è la prima chiesa che arriva in Sardegna, è quella bizantina. Diffidava degli Arborea la chiesa di Roma. Addirittura pensavano che Mariano IV fosse una specie di stregone. Gli Arborea erano legati alla chiesa bizantina. Tant'è che fanno una chiesa per San Serafino di Ghilarza. I sardi, tanto attaccati al cristianesimo, ma sempre in bizantino, a Sedilo, l'Ardia di Sedilo, è in nome di Costantino. San Costantino. Ma San Costantino, per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, non è santo. È santo per i bizantini, San Costantino. Perciò c'è questo legame molto stretto della Chiesa sarda con la Chiesa bizantina, che è la prima che viene in Sardegna. I bizantini, gli stessi giudicati di Arborea, che partono dal 600 d.C., hanno una formazione che è legata ai bizantini, con le loro leggi, con le loro norme. I bizantini non ce la fanno a rimanere in Sardegna, se ne vanno via, lasciano forse qualche forza militare, ma la Sardegna 600, 700, 800 d.C. rimangono soli a combattere contro i pirati che arrivano dall'Africa, dagli arabi. Gli arabi tentano di prendersi la Sardegna e qualche parte riescono a entrare, e addirittura ci sono delle chiese dove ci sono simboli arabi che poi queste chiese diventeranno cristiane. San Salvatore, ma la stessa chiesa di San Giovanni del Sinis. Quella addirittura era un'area pagana, poi diventa chiesa bizantina. Chiesa bizantina.
I sardi l'albero degli Arborea. A che cosa servono le radici? Le radici di un albero servono per succhiare la linfa per la vita dell'albero. Le radici sottoterra. Il simbolo degli Arborea è un albero, ma di radicato, ciò vuol dire che non attingono linfa da nessuna parte, perché è una nobiltà propria.